Ciao a tutti, in questo video verrà illustrato come creare un layer con Arcline XP. Entriamo su Gestione Layer e nella dialog che ci appare clicchiamo sull'icona in alto a sinistra Crea nuovo layer. Successivamente possiamo assegnare un nome al nuovo layer creato. Vediamo ora in ordine le opzioni che Arcline XP ci offre per agire su un layer. Abbiamo la possibilità di rendere visibili o meno le entità disegnate con il layer da noi utilizzato, andando a cliccare sul simbolo della lampadina. Agendo su questo simbolo andremo dunque ad accendere e spegnere il layer. Cliccando invece sul simbolo del lucchetto andremo a bloccare o sbloccare le entità disegnate con il layer utilizzato. Non sarà quindi possibile agire su un'entità disegnata con un layer bloccato, come vedete a video. Vi è poi la possibilità di rendere stampabile o meno un'entità disegnata con un layer agendo sul simbolo della stampante. Alla voce entità invece è indicato il numero di entità disegnate utilizzando questo layer. È possibile poi assegnare il colore, la tipologia e lo spessore della linea associata al layer in questione. Tengo a precisare che tali parametri vengono applicati alle entità che andremo a disegnare soltanto se all'interno delle proprietà di queste entità viene indicato di applicare le caratteristiche legate al layer utilizzato. Quindi, ad esempio, quando andrò a disegnare un muro, dovrò, entrando nelle proprietà del comando, assegnare il layer precedentemente creato e impostare lo spessore e colore linea da layer. Infine, sotto la voce descrizione è possibile aggiungere una breve nota che potrebbe aiutarci ad identificare i layer mentre scorriamo la lista. Alla destra dell'icona Crea nuovo layer vista in precedenza troviamo le icone Cancella layer e Attiva layer. Il comando Cancella layer e le funzionalità che Arcline offre in merito all'eliminazione dei layer vengono descritti nel video tutorial dedicato a cui vi rimando. Attiva layer invece andrà ad accendere il simbolo della lampadina qualora fosse spento e sbloccare il lucchetto qualora fosse bloccato. Le entità appartenenti ad uno specifico layer precedentemente attivato cliccando sull'icona saranno visibili a video e sarà possibile agire su di queste. Preciso che l'icona Attiva layer non va a rendere stampabile un layer qualora quest'ultimo fosse stato reso non stampabile cliccando sull'icona indicata. È possibile assegnare un nome layer anche seguendo il protocollo AEC, relativo ai sistemi di codifica delle norme inglesi, andando ad apporre il flag a questa voce. Per altre informazioni a riguardo, vi rimando al video dedicato. Copy in Clipboard andrà invece a copiarci l'intero elenco dei layer con le relative informazioni contenute nella tabella video. Possibile incollare il tutto in un file di testo. Vediamo poi la funzione Mostra layer visibili, che andrà a mostrarci ad elenco solamente i layer che abbiamo reso visibili, semplicemente applicando il flag nella casella indicata. Sulla destra della dialog vediamo poi le funzioni di gruppi filtro e gruppi visibilità, che verranno illustrate nei video tutorial dedicati.